punti. Passaggio a livello di Condor. Ci sono circa 6-7 furgoni di polizia carabinieri. Stiamo aspettando il passaggio ma anche no. del treno proveniente da Saluggia con le scorie nucleari. Siamo circa una sessantina, una settantina di persone. Dove, chiusa di San Michele, dove da mezzanotte c'è un presidio. Sono le 3:27, il passaggio è previsto per le 3:37, quindi veramente manca pochissimo. Presto faremo un'altra diretta. Per il momento la situazione è stazionaria. Ci sono appunto un ingente schieramento di forze dell'ordine. Il rapporto tra presidianti e forze dell'ordine veramente è agghiacciante, come era ovvio immaginare, perché veramente appunto tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, insomma, ci sono, la presenza è forte. Avanti! Quando hanno deciso di caricarci siamo usciti verso la strada. Ci siamo accorti che tutte e due le strade erano chiuse. Ovviamente le macchine che erano dalla parte di Vaie erano più vicine al bivio e abbiamo deciso di andare verso la chiusa. Quando siamo arrivati qua verso la chiusa, il gruppo centrale, perché eravamo un gruppo abbastanza di 30-40 persone, si è diviso sui lati della strada e ha cercato di passare diciamo per i corridoi, ma non c'era spazio perché c'era già la polizia schierata, c'era già la polizia sulla sinistra e i carabinieri sulla destra, e niente, ci hanno bloccati. Noi ci siamo guardati, eravamo in mezzo alla strada, ci hanno divisi, ci siamo guardati per dire mo che cazzo succede. Fortunatamente non ci hanno toccato, però ci hanno divisi, ci hanno intimato a rimanere per terra e poi vabbè, tutti i controlli, ci hanno preso i documenti, a me mi hanno sequestrato la roba che c'è dentro la borsa, mi hanno buttato per terra i libri, insomma, alla mia. La mia amica qua che aveva la macchina qua vicino hanno deciso di fargli un controllo anche alla macchina, quindi hanno assolutamente controllato tutta la macchina, non so con quale diritto tra l'altro. Luca anche hanno. Luca anche gli hanno. Sì, ma tu eri solo un gruppo. Luca anche a lui gli hanno perquisito il furgone e non gli hanno restituito le chiavi, perché non so se eri già qua, ha detto l'ufficiale donna lì, quella con la coda, che non so chi cazzo sia ovviamente, e ha detto che le chiavi le ritirerà domani alla Digos a Torino, perché non le hanno sequestrate, dice che le hanno tenute le Digos, non so che cazzo significa. E boh, diciamo che a livello di violenza è stato tutto abbastanza tranquillo. Il vostro gruppo. Ma di là, dall'altra parte, in effetti dall'altra parte della strada, c'erano
forse una decina di persone, non di più. 15. 15 di persone, tra cui anche Eleonora. E li hanno serrati e chiusi tutti sotto il portico della casa che c'è lì. Sì, ma picchiando. Sì, ovviamente. C'era sangue per terra, ci sono ancora le macchine sopra. Per c'è terra qualcuno come che bestie. Si è rotto il sopracciglio e insomma, qualcuno. No, non si è rotto, mi hanno spaccato. Sono le 6:20, dopo circa 2 ore e mezza sono riuscito ad attraversare i binari. Il ragazzo che era stato preso con me per non aver fatto assolutamente nulla è stato portato via con un'auto borghese e ho saputo adesso che sono stati trattati praticamente come delle bestie le persone che invece sono state caricate sempre senza alcun motivo, come visibile dai filmati. Ritengo che questo non sia assolutamente giustificato dal fatto che per il fatto che eravamo 50 persone che cercavamo di presidiare il territorio della Valsusa semplicemente per un convoglio di scorie nucleari che avrebbe dovuto passare di qua. Ricordo che non è stato avvisato né il sindaco, nemmeno i cittadini, e tutto questo si è verificato. Se questo non è uso eccessivo della forza, giudicate voi.